citavo di Aristotele della famiglia viene molto prima rispetto al cristianesimo, anzi il cristianesimo in larga parte ha a suo modo desunto molto da Aristotele anche in questo ambito, a mio giudizio. Tommaso d'Aquino, che anche prima ho menzionato nella Summa, di fatto prende di peso larga parte della filosofia di Aristotele e la traspone in una forma compatibile con la rivelazione, però ecco, il fondamento è aristotelico. Lei pensa che ci possano essere altre forme di famiglia, altre immagini della famiglia o no? No, allora, io premetto che la famiglia, ripeto, implica dal punto di vista degli autori che ho menzionato il fatto che ci sia un uomo, una donna e dei figli. Ciò non vuol dire che non possano esserci relazioni altrettanto belle, forse anche più belle, non sta a me giudicare, che però per pulizia concettuale ed ermeneutica si classificheranno come amicizie, come compagnie, come vogliamo. Ma appunto la famiglia, cioè se noi definiamo la famiglia semplicemente il legame tra due o più persone, che possono stare insieme perché stanno bene insieme, per attrazione erotica o quant'altro, togliamo completamente dalla famiglia ciò che invece, dal punto di vista di questi autori, Hegel in primis, è consustanziale all'idea di famiglia, cioè il fatto che ci sia la prole, che ci sia l'elemento procreativo. Questo è il punto fondamentale. Ora, è bensì vero, come giustamente il Signore precedentemente ricordava, che è cambiata storicamente la relazione e quant'altro, però da che mondo è mondo. Ciascuno venuto al mondo è venuto al mondo tramite l'unione di un uomo e di una donna.